Calcio alla Bufalina, sesto arresto. Dopo il blitz di lunedì prosegue via vari spacciatori nella macchia lucchese. La polizia arresta un giovane marocchino in Pineta. Pineta che resta sotto la lente di ingrandimento. Cenone in camera, c'è chi ci crede. In previsione di un capodanno in zona rossa, un noto hotel di Viareggio prepara un pacchetto per chi vuole trascorrere San Silvestro in albergo, ma il governo prepara la stretta sugli spostamenti. Ecco il nuovo teatro, cerimonia su Noi TV. Ci sarà anche il presidente della regione, Eugenio Giani, e l'inaugurazione del rinnovato comunale di Pietrasanta, taglio del nastro e concerto musicale in diretta televisiva. Sabato di trasferte per le versiliesi, tour de force di recuperi. In Serie A1 il Forte Vassandrigo, in A2 il CGC gioca a Prato, Camaiore che vola fino a Giovinazzo. I motori, il Ciocchetto fa 90, Ucci cerca il poker, il classico rally sotto l'albero sabato e domenica. Chiude un 2020 davvero difficile, 90 gli iscritti, il favorito di sempre resta il campione di casa Paolo Andreucci. Buonasera, ben ritrovati. Come avete sentito dai titoli, prosegue ancora l'ondata di arresti per stroncare il fenomeno dello spaccio di droga nella Pineta di Levante. Siamo nella macchia lucchese alla Bufalina, praticamente alla stazione di Torre del Lago. Un sesto arresto messo a segno nelle ore scorse da parte delle forze dell'ordine. C'è un sesto arresto in scia alla maxi operazione antidroga scattata lunedì mattina nella macchia lucchese alla Bufalina, che ha scardinato una vasta e radicata associazione a delinquere che gestiva un imponente giro di spaccio nei pressi della stazione di Torre del Lago. I poliziotti della squadra mobile del commissariato di polizia di Viareggio giovedì pomeriggio hanno arrestato un marocchino di 34 anni, formalmente residente a Monte Catini Terme, sorpreso mentre faceva ingresso in Pineta con una grande quantità di viveri, destinati, secondo gli investigatori, a rifornire gli spacciatori ancora presenti. Il timore dei poliziotti, che in questi giorni hanno proseguito nell'azione di controllo della Pineta dopo il blitz d'inizio settimana, era proprio che l'attività di spaccio stesse proseguendo nonostante la prima ondata di arresti portata avanti dai complici rimasti in libertà, e così in effetti è stato. Il 34enne marocchino è stato arrestato in realtà per reati di spaccio compiuti a Grosseto, per i quali il GIP della città maremmana aveva disposto la custodia cautelare in carcere a maggio del 2019. Lunedì 4 sono stati arrestati due marocchini, uno di 36 e uno di 31 anni, un carrarese di 29 e un pesciatino di 56 anni. Martedì il quinto arresto, un viareggino 34enne che faceva da manovale. Nell'inchiesta è stato sequestrato anche un ristorante di Lerici, nel quale due imprenditori viareggini avevano investito i proventi dello spaccio per circa 70.000 euro. Il reato contestato in questo caso è di riciclaggio. Voltiamo pagina, vediamo adesso i numeri della pandemia sul nostro territorio, gli ultimi numeri, quelli del bollettino regionale, diramati a metà giornata. I nuovi contagi in Toscana sono in lieve calo, vedete dalla grafica, 514 nuovi casi positivi sul territorio regionale, prosegue il calo dei ricoveri, siamo a 1220, 61 in meno, e calano in lieve misura anche le terapie intensive. C'è un numero ancora purtroppo alto di decessi attribuiti dalle autorità sanitarie al Covid-19, 42. E di questi ce ne sono 3 in provincia di Lucca. Veniamo ai dati dunque di casa nostra, appunto della provincia di Lucca: 64 nuovi contagiati sul territorio provinciale, così divisi, 25 sulla Piana, 15 in Valle del Serchio e 24 in Versilia, con 15 nuovi casi a Viareggio. Per quanto riguarda le vittime, 3 in provincia di Lucca, di cui 2 sono in Versilia. All'ospedale Versilia 94 ricoverati, di cui 5 in terapia intensiva. A San Luca di Lucca sono 62 ricoveri, di cui 9 in terapia intensiva. Per chiudere il quadro, all'ospedale di Barga ci sono 7 ricoverati. E ancora su questo tema, andiamo sul nostro sito web, noitv.it. Intanto i numeri appunto che vi abbiamo appena letto, ma soprattutto la decisione che si attende in queste ore, si attende l'ufficialità da parte dell'Istituto Superiore di Sanità, il Comitato Tecnico Scientifico, il Governo, insomma, sulla zona gialla, con i numeri che stamattina peraltro ha anticipato il Governatore Giani. Ci si aspetta a questo punto di passare zona gialla domenica, insieme alle regioni Campania, Valle d'Aosta e provincia autonoma di Bolzano. La firma del ministro Speranza sull'ordinanza che ripristina la zona gialla è atteso appunto nella giornata di sabato, ingresso in zona gialla da domenica, ma lo scenario è ancora tutto in divenire per i giorni successivi, perché il governo in queste ore sta varando un pacchetto di misure restrittive per le festività natalizie. Dunque sapremo darvi i dettagli solo nelle prossime ore.
e in queste difficili situazioni da prevedere sugli spostamenti, appunto le novità se non arrivo a breve, è difficile anche pianificare le festività, soprattutto per chi lo fa di mestiere. Parliamo di alberghi che a Viareggio sono sostanzialmente tutti quanti chiusi, ma che c'è chi prova a proporre un'offerta proprio per un capodanno che si potrà fare solo chiusi in camera. Sentiamo. Fino all'inizio di dicembre sono sembrati l'unica zona franca dove salutare, tasche permettendo, la notte di Capodanno e dare con gioia l'addio al terribile 2020, comodamente seduto al tavolo di un albergo della costa, magari al lume di candela e con sottofondo musicale. L'ultimo DPCM di inizio dicembre ha detto stop. Niente feste, no ai veglioni, no ai cenoni con relativi trenini e tutti a casa. A Viareggio l'hotel Esplanade, struttura 4 stelle, sperimentano una nuova formula, una sorta di piano B per regalare agli ospiti dell'albergo, in allegria e sicurezza, una serata indimenticabile con la combinazione cenone più camera. Le regole anti-Covid non consentono molto, coprifuoco alle 22, locali chiusi alle 18, ma l'idea dell'Esplanade sta prendendo corpo. Siamo rimasti aperti, cosa non banale. E inoltre abbiamo creato dei pacchetti, vediamo se riusciranno a raggiungerci, pacchetti ad hoc per Natale, per Capodanno, con il pranzo di Natale al ristorante e con il veglione in camera, negli appartamenti, nelle suite e nelle camere. La corsa alla prenotazione camera e cucina per festeggiare in modo perfettamente legale il Natale e il cenone di San Silvestro all'hotel Esplanade è già partita. Dopo l'ultimo DPCM siamo obbligati a portare un menù direttamente in stanza con un tavolo, l'appartamento è composto da tavolo, sedie, quindi con un'assoluta tranquillità, privacy e sicurezza. Gli ospiti potranno mangiare direttamente in stanza. Intanto c'è la notizia battuta poco fa dall'ANSA e riportata già sul nostro sito web anoitv.it, lo vediamo, si parla del carnevale di Viareggio, si va verso lo slittamento a settembre 2021, l'ufficializzazione potrebbe arrivare la prossima settimana da parte della Fondazione Carnevale per lo slittamento causa Covid al mese di settembre dell'edizione 2021 del carnevale. Le date fissate al momento sono quelle del 30 gennaio e poi le 5 date che a Viareggio si conoscono da tempo, il 7, 11, 14, 16 e 20 febbraio. A breve si dovrebbe conoscere quindi le nuove date per le sfilate dei carri allegorici sui viali a mare. Nel periodo di febbraio sono al vaglio alcune iniziative per promuovere attraverso la televisione e il web la manifestazione. È previsto per la prossima settimana una ufficialità da parte della Fondazione che al momento non si sbilancia e non interviene pubblicamente, ma questo è quanto viene riportato dalle agenzie. Vi terremo naturalmente aggiornati sugli sviluppi. Intanto ci sono code, polemiche, disagi agli uffici postali in Toscana, ma anche in Versilia, sindacati sul piede di guerra. I sindacati della CGIL, della CISL e delle UIL e delle Poste hanno scritto in questi giorni al prefetto di Lucca per segnalare che da diversi giorni si verificano lunghe code di clienti in molti uffici postali della provincia di Lucca che creano notevoli criticità sia per quanto riguarda il rischio di assembramenti sia per il verificarsi di episodi di intolleranza verso gli operatori postali in servizio negli uffici stessi. L'afflusso poi di lunghe file di utenti superiore alla media dovuto alle regole anti-Covid-19 che impongono accessi contingentati, la mancanza di un numero notevole di addetti agli sportelli e le scadenze istituzionali di adempimenti quali IMU e TARI e l'aggiungersi di richieste di attivazione di identità digitale determinano pertanto le criticità in precedenza evidenziate e impongono siano applicate immediate misure di contrasto. Viene richiesto con urgenza che venga impiegato il servizio di vigilanza presso gli uffici dove si sia verificato notevole afflusso negli ultimi giorni ai fini di prevenire assembramenti, regolare gli afflussi, evitare qualsiasi rischio di episodi di intolleranze per assicurare le necessarie condizioni di sicurezza per i lavoratori e la clientela all'interno e all'esterno degli uffici postali. Tale richiesta viene avanzata anche in applicazione di quanto stabilito dalle riunioni del Comitato di Sicurezza Nazionale fra Poste Italiane e le organizzazioni sindacali. Ci sono novità in arrivo per le bollette dell'acqua, novità che riguardano gli utenti di Gaia nel 2021. Sentiamo.
Una bolletta a costo fisso e a cadenza mensile, al posto della classica bolletta trimestrale con consumi variabili. È Gaia, il primo gestore idrico in Italia a sperimentare la cosiddetta bolletta a rata costante, una soluzione chiesta da tempo da molti cittadini e dalle categorie economiche e presentata nei giorni scorsi ai sindaci di circa 50 comuni toscani serviti. Potrà essere richiesta da qualsiasi utenza, domestica o commerciale, purché attivi il servizio di addebitamento automatico della bolletta sul conto corrente e la modalità di spedizione tramite email. Una bolletta che nasce per venire incontro alle fasce più deboli e pensata per poter pianificare il proprio budget familiare mensile con una rata fissa ogni mese, calcolata dividendo per 12 mesi il proprio consumo medio annuo. Ma come funzionerà? Facendo un esempio, se alla fine la bolletta del 2021 di Nicola è di 600 euro, lui avrà una rata di 50 euro il mese. Non supererà mai questa rata qui, quindi l'importo sarà sempre questo, 50 euro, a meno che lui non spenda meno di 50 euro, a quel punto noi gli fattureremo quello che spenderà meno all'interno dei mesi. Nel caso in cui l'utente spenda di più, anziché 50, nella fattura viene fuori 60, noi ci impegneremo comunque a fatturare le 50 e questi 10 euro li metteremo in un cassetto virtuale. All'interno dell'anno, questo cassetto qui, che l'utente ha sempre conoscenza, potrà riempirsi o svuotarsi a seconda se lui spende meno o più. Quando arriveremo in fondo all'anno, noi troveremo la sua spesa media dell'anno, per calcolare la spesa media dell'anno 22, e prenderemo la sua spesa media più la somma degli importi che troverà nel cassetto e la risparmieremo nei 12 mesi successivi. Cambiamo argomento, adesso ci sarà anche il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, sabato pomeriggio per il taglio del nastro del rinnovato Teatro Cinema Comunale di Pietrasanta. La cerimonia con il taglio del nastro, al quale non potrà presenziare il pubblico, sarà un grande evento televisivo e social, sarà trasmesso in diretta su Noi TV alle 17.30 di sabato. Le nostre telecamere riprenderanno dunque l'apertura e il concerto inaugurale diretto da Michael Gutmann, che darà il là alla nuova sala teatrale dopo l'imponente opera di ammodernamento e restyling portata avanti dal Comune di Pietrasanta. E qua vediamo in anteprima come si presenta il nuovo teatro comunale con i nuovi colori, i nuovi pavimenti e tutti i rivestimenti che sono stati appunto predisposti per la nuova stagione del teatro comunale. Sarà presente appunto il governatore Giani, che ha confermato la sua presenza insieme ai vertici dell'amministrazione della Fondazione Versiliana, e il senatore Massimo Mallegni, diretta alle 17.30 su Noi TV. Brevissima pausa, tra poco di nuovo insieme con le notizie sportive del TG Noi Versilia. Ben ritrovati di nuovo insieme con lo sport e l'hockey su pista in primo piano. Si torna a giocare con i recuperi per le versiliesi, tutte quante impegnate in trasferta. Continua sabato il tour de force dei recuperi dei campionati di Serie 1 e Serie 2 di hockey su pista. Trasferta sulla pista del Sandrigo per l'hockey Forte dei Marmi, vittorioso sul Monza per 8-1, mentre i veneti hanno compiuto davvero un bel colpo superando fra le mura amiche la capolista Sarzana, che ha perso proprio con la squadra che deve incontrare il Forte dei Marmi. Quindi si tratta di una gara che va affrontata sicuramente con la massima attenzione. Nel campionato di Serie 2 il CGC Viareggio è in trasferta sulla pista del Prato, che in questa fase della stagione sta faticando. La squadra guidata da Enrico Bernardini infatti è relegata nelle zone basse della classifica. Trasferta a Giovinazzo per la rotellistica Camaiore, dove troverà una squadra a zero punti che non ha più in panchina il tecnico Pino Marzella, che ha interrotto il rapporto con la società dopo la pesante sconfitta subita al Pala Barsacchi con il CGC. Domenica pomeriggio alle 18 è in programma rotellistica Matera Forte dei Marmi. Torniamo su NoiTV.it adesso per la Serie D, il calcio. È arrivato il via libera al match fra San Maurese e Seravezza, come sapete col fiato sospeso per il caos tamponi. L'esito del nuovo giro di tamponi qui è sottoposto. Il Seravezza, dopo 6 sospetti casi di positività riscontrati giovedì, ha detto che tutti gli elementi del gruppo squadra sono negativi. Dunque sabato mattina il Seravezza partirà per San Mauro di Romagna. La San Maurese occupa il penultimo posto in classifica, ma ciò non significa che sarà una gara facile,
per i verdazzurri di Walter Vangioni, che non giocano da oltre un mese con tutti gli stop che ci sono stati e rinvii a causa del Covid. L'ultima partita disputata risale infatti al 15 novembre scorso, il recupero contro il Fiorenzuola, che vide gli ospiti espugnare 1-0 il buon riposo di Pozzi. Dal calcio adesso al rally, ormai ci siamo con l'edizione 2020 del rally del Ciocchetto, evento che chiude per tradizione l'annata rallistica. 2020 davvero molto difficile, tanti iscritti e si punta tutto ancora una volta sul campionissimo Andreucci. Va preso quasi come un buon presagio per l'imminente 2021. Il 29esimo rally del Ciocchetto, in programma sabato pomeriggio e domenica mattina all'interno della tenuta del Ciocco, concluderà questo pazzesco e drammatico 2020, ultimo atto stagionale del rallismo nazionale. La grande voglia di gareggiare ha comportato un elevato numero di iscritti, tanto che l'organization Sport Event ha dovuto tagliare 25 equipaggi. Ne rimangono tuttavia 90 al via grazie ad una deroga ACI. Purtroppo, come accade ormai dal marzo scorso, non ci sarà il pubblico, la folla di appassionati che sono colore e calore delle corse. Paolo Andreucci, su Citroen C3 R5, parte con il numero 1 e avrà al suo fianco David Castiglione e andrà a caccia della quarta vittoria che guaglierebbe il record di Paolo Ciuffi. Ma gli avversari di livello non mancano, Perico, Riccardo Scandola e De Cecco i più temibili. In totale saranno una ventina le R5 al via, garanzia di spettacolo, ma anche tutti gli altri saranno sicuramente protagonisti. Il meteo dice pioggia che renderà le stradine del Ciocco ancora più insidiose e piene di trappole. La prima tappa scatterà sabato alle 15 e si concluderà alle 21.30 dopo 7 PS, compresa la super speciale La Croce. Domenica mattina si ripartirà alle 10 per affrontare le 6 speciali del giorno precedente, ma in senso inverso. Arrivo alle 13.50 per salutare il vincitore del Ciocchetto Event 2020, corsa che vive nel ricordo indelebile del suo inventore Icio Perissinotto. L'arbitro Viareggino e Pierluigi Collina sempre più sul tetto del mondo. Sentiamo Roy Lepore. Pierluigi Collina è stato eletto da France Football l'arbitro numero uno della storia. Nella top 10 c'è anche la francese Stéphanie Frappard, di recente apprezzata in Champions League. Pierluigi Collina, capo della commissione arbitri della FIFA, è quindi il numero uno a conferma delle sue indubbie qualità. L'ex Fischietto, che appartiene alla sezione Angelo Domenici di Viareggio, dove ha debuttato in Serie A, è in testa alla top 10 arbitrale da sempre, secondo France Football, davanti a Ken Ashton e Michel Vautreau. Nella motivazione del prestigioso giornale francese c'è tutta la differenza tra un arbitro unico e non replicabile, come lo sono stati Pelé e Maradona o Cruyff e gli altri. Dal debutto nel 1977 al suo addio nel 2005, Collina ha scritto la storia del calcio. Ha diretto 467 partite, tra queste la finale olimpica di Atlanta 96, quella di Champions League del 99 e la finalissima della Coppa del Mondo 2002 a Yokohama, Brasile e Germania. È stato un fautore del VAR ed ha portato la classe arbitrale ad introdurre lo studio di squadre e giocatori che andavano ad arbitrare. Complimenti Pierluigi per questi tuoi successi. E noi ci fermiamo per una breve pausa, fra poco di nuovo insieme, terza parte per gli eventuali aggiornamenti. Di nuovo insieme, ben ritrovati, ancora con la cronaca, una notizia che riguarda il tema dei vaccini anti-Covid, notizia appena arrivata dalla Regione Toscana. In 4 giorni 129.000 prenotazioni circa, esattamente 128.547 prenotazioni per il vaccino anti-Covid si sono registrate sul portale regionale da parte di operatori sanitari, dipendenti e ospiti delle RSA e delle case di cura private accreditate dalla Toscana, dopo 4 giorni di crescita esponenziale di adesioni. Tanto da far slittare la chiusura delle registrazioni, si legge in una nota della regione, dalle ore 12 alle 17 di oggi. Il dato è stato comunicato in serata al commissario Arcuri, che nei giorni scorsi aveva richiesto a tutte le regioni italiane una prima ricognizione del fabbisogno espresso dalle categorie individuate per questa fase 1 di immunizzazione. Dunque una corsa al vaccino confermata da questi 4 giorni, con un prevedibile boom di prenotazioni appunto per adesso per le categorie cosiddette protette, 129.000, mentre vediamo appunto le immagini dei primi vaccini compiuti nel mondo naturalmente hanno fatto ben sperare, hanno dato il là di fatto alla campagna mondiale di vaccinazione.
Ancora un'altra notizia che ci arriva proprio adesso, la conferma ufficiale del riconoscimento della salma dell'uomo ritrovato giovedì mattina a mezzogiorno nel canale Burlamacca. Lo avevamo anticipato, è arrivato la conferma definitiva. Si tratta del marocchino di 39 anni che era caduto nel canale dopo aver scippato un ragazzo la settimana scorsa. Erano pochissimi i dubbi, a seguito dell'esame autoptico è arrivata la conferma anche grazie alle impronte digitali che sono state rilevate dalle forze dell'ordine. Non ci sono altre notizie, ma c'è lo spazio degli auguri. A questo punto, prima di salutarci, partiamo con gli auguri di buon compleanno a Valentina Pierotti di Pietrasanta. Auguri da tutta la famiglia, auguri dagli amici e auguri anche da tutto lo staff di Noi TV. E facciamo anche tanti auguri ad Alessandro Servetto di Viareggio, il volto di Burlamacco, maschera ufficiale del Carnevale. Auguri da parte della famiglia per i suoi 40 anni e auguri anche da tutti gli appassionati del Carnevale di Viareggio. È davvero tutto per questa edizione, io vi ringrazio dell'attenzione e auguro a tutti voi una buona serata.